caos nella Rugby Rovigo dopo le dimissioni, com'è la situazione nello spogliatoio? Ma sinceramente il morale non è male, perché veniamo fortunatamente e per merito nostro da una bella vittoria a Calvisano, quindi facciamo quello come un punto di forza. E niente, sappiamo che ci sono dei problemi, ma non sto provando a tenerli fuori dai ragazzi, quindi dico ai ragazzi di non preoccuparsi di queste cose, pensiamo più al campo, pensiamo a scendere in campo, ad allenarci e a giocare le prossime partite. Quali sono le vostre richieste alla società che in questo momento manca? Ma noi facciamo il nostro lavoro, noi chiediamo alla società di fare il suo lavoro, di esserci vicini, di darci quello che ci ha sempre dato e che non ci ha mai fatto mancare fino adesso. Sono sicuro che faranno a breve, troveranno la quadratura della situazione e che ci daranno tutto il necessario. Comunque noi siamo sempre pronti a scendere in campo, non faremo mai niente contro questa maglia, contro questa società, contro questi colori, assolutamente, anzi daremo sempre qualcosa in più come abbiamo fatto a Calvisano. In questo momento di bufera siamo scesi in campo per noi stessi, per la maglia, per i tifosi, e abbiamo dimostrato sul campo che le voci le lasciamo fuori. Ecco, però va chiarita questa situazione comunque. Sì, ci sarà. A noi compete essere in campo, alla società compete amministrare la società, quindi saranno loro a dare le informazioni più opportune, perché noi ne sappiamo fino a un certo punto e sono cose che ci competono fino a un certo punto. Per il resto ci penseranno loro a trovare appunto la quadratura migliore per la società. Questi giorni avete scritto una lettera alla società che però manca. Per quello l'abbiamo fatta, è per cercare di avere un po' di sostegno, più che altro quello che chiede la squadra e i giocatori è la sincerità, perché non sapendo niente tutti possono pensare dopo le voci a Rovigo, sono tante, sono le più disparate, per cui penso che la cosa più semplice sia dire ai ragazzi come stanno le cose. E quindi dopo sono tutti più sereni. Ecco, quindi voi cosa chiedete? Sincerità, ma anche cosa sperate? No, speriamo che si definisca il consiglio, il CDA nuovo, che resti quello che è dimissionario, e soprattutto che venga nominato un presidente, cioè una filiera come hanno tutti gli altri club. Non è che chiediamo niente di più, qualcosa che la luna. Chiediamo un presidente, un consiglio e dei ruoli chiari e ognuno fa il suo. Ecco, com'è la situazione al momento, ma soprattutto cosa compromette questo caos nel CDA? È che tutti gli atti di ordinaria amministrazione, come la firma dei bonifici, degli stipendi, la prima cosa, ma penso anche tante altre cose come il pullman, un trasferimento di un giocatore, tante robe, penso che non possono essere fatte, o almeno ci viene detto che non possono essere fatte, per cui siamo un po' in balia di eventi che non sono sotto nostro controllo e purtroppo sono nella nostra pelle, però, perché è il quotidiano nostro che viviamo e che non ci possono garantire. Grazie mille. Grazie a voi.